cioè se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. Oggi andremo a visitare un posto straordinario, sto parlando di Kinder Day. Questo luogo dal nome leggendario che si trova non molto distante dalla città di Rotterdam, qui nei Paesi Bassi. Perché Kinderdijk? Perché è passato ormai molto tempo da quando mi sono trasferito qui in Olanda e non sono mai ancora andato a visitare i mulini di Kinderdijk, che tra l'altro è considerato patrimonio UNESCO dell'umanità. Ma ci impiegherò del tempo per arrivarci, quindi nel frattempo mettiti comodo e preparati un bel caffè, perché ci andrò pedalando e circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza, me la prenderò con calma, ma ti assicuro che ne valdrà. Pues, credo che valdrà essere in spagnolo, però bueno, ne varrà la pena assolutamente, quindi mettiti comodo, guardati questo video. Bene, direi che si può partire, oggi è una bellissima giornata qui a Schiedam e sono le 11.08. Adesso si parte, non vedo l'ora. E sarà un giorno indimenticabile, un giorno davvero importante. Sono contento, non potevo sprecare questo giorno così bello stando a casa senza fare nulla, quindi ne approfitto. C'è una fila di auto con uno strato sottile di ghiaccio brina che si è depositato sulla carrozzeria durante la notte. Stavo quasi per dire no, in realtà non fa freddissimo, ma in realtà fa freddissimo, ovvero che pedalando ti congeli le mani. Infatti non so come farò per arrivare fin lì senza guanti. È da ormai diverso tempo che sto pedalando e mi trovo a Capelle. Penso che questo qui accanto a me sia un polder, ma non ne sono sicuro. Il canale si sta iniziando a congelare. Loro intanto stanno dando da mangiare alle... Penso siano anatre. Comunque ancora non è possibile fare due passi, una passeggiata qui sul canale, altrimenti si finisce giù. C'è un leggero strato di ghiaccio, sono più o meno un paio di millimetri. Questa qui alle mie spalle è una chiesa, una struttura molto moderna. La riconosco perché c'è scritto Seba Kirk e lì su c'è una campana di Agnone. No, non è di Agnone, è semplicemente una campana. Qui è carino questo quartiere perché c'è il viale dove è possibile lasciare le auto e c'è questo canale qui con le paperelle che sguazzano e queste bellissime case che si affacciano sul viale, davvero molto belle. Mi trovo ora nell'ultimo tratto prima di giungere alla fermata per prendere il traghetto, poi da lì bisogna prendere appunto questo traghetto qui che ti porta fino all'altra sponda del fiume. E poi da lì un piccolo tratto ancora in bici e sarò arrivato ai mulini. Kinderdijk. Favolose queste case. Prima ho attraversato un tratto dove c'erano solamente campagne e fattorie. Ok, but do you know if it's possible to get the ferry to go to Kinderdijk today? Oh, this I don't know. You need to check. It's just on. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Have a nice day. You too. Bye. Piccola recensione delle pizze che potete assaggiare in qualsiasi locale turco nei Paesi Bassi. Pizza margherita, 5 euro, pizza bolognese, pizza funghi, pizza Hawaii, 4 formaggio, 4 stagioni, mozzarella, gorgonzola piccante, sabrina, calabrese capricciosa, napolitana, doner, shawarma, pollo Hawaii, tonno, tropicana, vegetariana, vulcano. Fa un po' ridere questa cosa che di fronte al negozio ci sia scritto Italian Fresh Pizza. Perché devi fare una cosa del genere? Mi chiedo. Perché devi scrivere per forza Italian Fresh Pizza se in realtà non è pizza italiana? Solamente per dire guarda, faccio pizza italiana.
realtà non fa pizze italiane. Avrebbe potuto fare delle prelibatezze della sua, del suo paese, le avremmo apprezzate, invece no. Vuole mettere mano su delle ricette che non appartengono alla sua cultura. Qual è il problema? Se lo fa bene, però non lo fa bene, perché qui abbiamo una pizza cracker. Adesso vediamo cosa porterà. Una pizza cracker. Questa qui è la pizza turca, gusto kebab. E questo qui è brugio e kebab. Qui ci sono le patatine fritte. Ci ha portato anche le salse, se vogliamo ancora un po' di maionese. Qui ci ha messo le sedie fuori per mangiucchiare. Sonnertag, lecker. Fare 100 metri si fa pagare 75 centesimi a persona, 90 centesimi se sei in bicicletta, 2,10 euro se sei in auto, 3,90 euro se sei in camper. Per fare 100 metri. Capisci subito che è un posto turistico, nonostante il periodo. Comunque ci sono un po' di turisti, saranno sicuramente olandesi, veramente Dutch 100%. E appena si arriva nella località ci sono diversi ristorantini, caffè, quindi si capisce che è turistico. Lì in fondo c'è un altro con una scritta souvenir. Qui si può percorrere la strada sia a piedi, sia con le auto e sia in bici. Ecco, qui c'è un altro posto che vende souvenir. È arrivato il momento di scattare la foto qui dentro lo zoccolo, se magari vanno via. Ci stanno a mettere un po' di ore. Non capiscono in quale lingua sto parlando, poverini. Non capiscono che devo fare anch'io la foto nello zoccolo, però non si levano. Questo è uno dei posti più turistici nei Paesi Bassi. E c'è lui che fa il cafone con la Ferrari. Cioè, immagino qui quando ci sia un botto di gente deve essere tutto completamente pieno di turisti. Fa freddissimo, non potete immaginare, si congela. Per fortuna che sono riuscito a trovare questo paio di guanti da Kruidvat per 5 euro, altrimenti mi sarei congelato. Però è un bel posto, ed essere ancora più bello, poetico, al tramonto. La fermata Stormpolder, tra 25 minuti arriverà il waterbus. Qui c'è il cartello con tutte le informazioni, c'è il numero, la direzione, dove fermano, tra quanti minuti arriva, l'orario, che voi tuttavia non riuscite a vedere bene, perché non so perché la videocamera, quando inquadra i numeretti, li fa vedere tagliati. Qui ci sono le panchine per poter aspettare il waterbus comodamente seduti. Qui hanno anche sparso un po' di sale per evitare la formazione del ghiaccio. E qui arriva il waterbus. Qui ci saranno gli ingressi. Anzi, qui precisamente è l'uscita, Whitgang. Qui arriva qui, si sale, si prende il waterbus, si fa il viaggetto sul waterbus e si arriva a casa finalmente. Non vediamo l'ora. Dentro il water bus, ragazzi. Qui si possono parcheggiare le biciclette. Ce ne
le vanno più o meno una decina e si paga con questo lettore qui che legge anche la OV chip card, la stessa carta che permette di prendere tutti i mezzi pubblici nei Paesi Bassi, tram, autobus, metro e treni. Ho pagato 4 euro e dentro c'è una saletta dove è possibile sedersi durante il tragitto, riscaldata con delle poltroncine, no, sono dei sedili. Links uitstappen. U kunt hier overstappen op tram en bus. Exit on the left. Change here the tram and bus. In the metro and in het station is een mondkapje verplicht. In the metro and at the station, you must wear a face mask.